Buonasera a tutti, siamo a Scanzano Ionico, nel magnifico scenario della torre normanna o saracena, che farà da contraltare alla serata finale dell'iniziativa che si chiama Residenza Artistica Lucana, organizzata dall'associazione Basilicata Wow. Valentina Rosano è la vicepresidente. Cos'è una residenza artistica? Allora, noi abbiamo fatto una vera e propria residenza per i nostri artisti, dove la loro creatività, la loro passione, la loro arte si è mescolata con l'autenticità dei borghi che abbiamo visitato in questi giorni. Sono stati ospiti qui in Basilicata, sì. E queste loro visite in queste città ha ispirato la loro arte. Infatti il titolo della residenza è Terra di poesia da Orazio ad Albino Pierro. E in mezzo anche Scotellaro. Anche Scotellaro. Valentina, ce li vuoi presentare i tuoi ospiti, certo. I tuoi artisti? Allora, abbiamo Roberto Capriuolo, Elisa De Silva, Paolo Meneghetti, Alessandro Vaglia e abbiamo Sara Grimaldi, Carlotta Cerrato e Caterina Pucci. Che si stanno esibendo. Stanno preparando la performance di stasera. Esibizione. E in più, Gio di sera da Berlino, perché sono venuti anche dall'estero, è dovuto partire stamattina, quindi non è qui con noi presente, ma ha fatto una performance il giorno 21. Sì. Ragazzi, siete in 5-6, per me uno va benissimo, che ci dica e dica a chi ci segue, vi è piaciuta l'esperienza, cosa vi rimarrà di questa Basilicata, ci ritornerete? Certamente. Io darei la voce ad Alessandro. Sì. Ah, buongiorno, io sono Alessandro e posso dire che questa esperienza è stata terribilmente meravigliosa, perché l'arte è il movimento e diciamo che Basilicata Wow ha centrato il punto che bisogna muoversi e muovere le cose perché queste ci appartengano e ci arricchiscano. L'intrapresa che ha avuto Mimmo, ecco, e che Mimmo ha avuto Bianco, riprendiamo Mimmo Bianco, no, non sono silenzioso, lo spazio un po' agli altri, che è giusto anche. Mi ricorda molto la mia terra, perché io vengo dal profondo nord, sono un bresciano. È chiaro che l'imprenditoria è una cosa importante, e questo signore ci ha messo davvero molto cuore, ma molta azione per promuovere questa iniziativa. Così anche Valentina sul territorio e così anche Alessandro. Tutti i protagonisti di Basilicata Wow. Ritornerete, ragazzi, vi serve un coro. Sì, ritornerete, sì, e sono scomparse le nostre performance. Le possiamo recuperare? Sì. Roberto, ti chiami Roberto? Sì. Recuperami le ragazze. Lei è la prima volta che veniva in Basilicata? Comunque no, io sono lucana, quindi sono nata in questa terra proprio qui vicino a Senise. Sono sia di madre che di padre lucana. Io scrivo e che cosa si scrive fondamentalmente? Si scrive quello che si vede attraverso i propri occhi, quindi l'identità. Quello che secondo me ha fatto questa residenza lucana è stato quello di voler identificare la vera identità di questa terra, tutta nella globalità, che non può essere che espressa dalla voce dell'arte e della cultura. Per dire, la Basilicata non è solo Matera o quello che Matera è diventato. La Basilicata è una serie di cose e noi vogliamo che la nostra voce porti al resto del mondo, e in questo sono stati assolutamente lungimiranti. Ok, e qui ci abbiamo le tre ragazze che si sono esibite. Vi presentate? Allora, siamo Sara Grimaldi, Carlotta Cerrato, Caterina Pucci, e abbiamo deciso di sperimentare una performance collettiva. Ci siamo conosciute durante un corso, veniamo da diversi mondi: fotografia, arti visive e scrittura, e abbiamo cercato di mettere insieme
insieme tutte queste forme d'arte per dare una restituzione finale, utilizzando anche quello che abbiamo visto e sperimentato in questi giorni della residenza. Sì. Quindi stasera ridarete agli organizzatori quello che avete ricevuto. Esatto. E io concluderei con una sorta di abbraccio simbolico con questi artisti, perché io sono convinto, non so chi l'ha detto, però la bellezza salverà il mondo. L'arte e la cultura sono il collante per la fraternità e per il rapporto tra le persone, tra la gente, direi tra i popoli, anche se oggi qui in Europa abbiamo una ferita gravissima aperta, ma l'arte può servire anche a vincere le guerre. Grazie a tutti, grazie a Basilicata Wow per questa residenza artistica, grazie a voi che siete stati qui a Scalzano Ionico in Basilicata. Molto bene.